Salvatore, buon pomeriggio. Ciao Gigi. Allora, Salvatore, il discorso che abbiamo affrontato nella scorsa volta riguardante la musica. Note che portano alla pazzia o al regno dei cieli? Ci sono tanti fatti scollegati che vogliono essere collegati, perché una mente lineare, dal momento che l'umanità ha una mente lineare, poche sono menti olistiche che possono nel contempo racchiudere tutti i fatti in un unico punto e capirne il significato. È come in un puzzle, tu metti subito tutte le tessere e hai la visione di quel puzzle. Colui che ha una mente lineare non lo può fare, ci deve andare piano piano per ogni particolare. Se e ci prima, arriva. E prima che arriva al secondo, al terzo particolare, già ha dimenticato il primo e il secondo. Sì. Ed è sempre lì, fa un buco nell'acqua. Cioè, di queste case ne sono accadute tante e noi lo sappiamo, solo che non lo comprendiamo. Per esempio, poeti, grandi poeti italiani, musiciste, scrivevano canzoni per far andare in guerra le persone. Cioè, stimolavano la mente della povera gente che non ha avuto niente a che fare con lo straniero, fare delle canzoni. Per esempio Montegrappa. Montegrappa, tu sei la mia patria, sei la stella che addita il cammino, sei la gloria, il volere, il destino, che l'Italia ci fa trionfa, e così via. E poi parlano del nemico. E queste eccitano l'animo dei soldati, se non vogliono ammazzare, t'ammazzano. Come Salvato, io avendo fatto il militare nei bersaglieri, a noi ci facevano fare mezz'ora di canzoni. Ed erano tutte canzoni che dicevano di lasciare l'amorosa per partire al fronte, sì, e qua e là, cacciare lo straniero. Sì. Perché giustamente i bersaglieri erano i primi in prima linea che venivano, andavano a morire, sì, praticamente. Sì. Esattamente. E quindi mo si collega il fatto tuo, giustamente io avendo, sì, fatto 20 anni non li capivo. Non è solo questo, ci sono diverse canzoni. Per esempio prendiamo l'inno di Mamele, ebreo. L'inno italiano. Guarda caso è ebreo, perché alla fine ci sono le parole e di Sion le torri cadute. Che cazzo c'entra Sion con noi? E di Sion le torri cadute, l'inno di Mamele. Cioè, tutta questa cosa che quelli che giocano a pallone devono cantare l'inno di Mamele, o gli altri di altre nazioni quando ci sono anche militari, ogni mattina i militari hanno, sì, la cosa di cantare all'alzabandiera. E questo tipo di frequenze, che sarebbe più di un'ottava, sarebbe la nona nota silenziosa, la nota silenzio la chiamano, ha a che fare con la voce donante. Ci sono frequenze ultrasone e infrasone. Per esempio le balene comunicano tra di loro attraverso tutto il pianeta con gli infrasuoni. Gli elefanti barriscono con il loro suono e si comprendono a distanza. Tutti gli animali percepiscono i propri suoni. Ma andrei più avanti, per esempio, non si sa come e perché, ogni qualvolta guerreggiavano gli ebrei contro non so chi, quali nemici, perché abitavano nella terra promessa, cioè,
hanno fatto cadere le mura di Gerico, ma la gente non sa come l'hanno fatto cadere. C'era un angelo, che sarebbe l'angelo Gabriele, che ci faceva con Maria, madre di Gesù, quando andò a dire che nasceva Gesù, e che ci faceva a dire agli ebrei, a cosa agli ebrei, sì, come buttare a terra le mura di Gerico. L'arcangelo Gabriele sta sempre in mezzo, come prezzemolo sta, sì, come prezzemolo. In mezzo a tanti avvenimenti sta. A tanti avvenimenti, sì. Ma che non è quell'angelo Gabriele della Trinità, della Trimurti o della Trinità Divina. Ci sono tre Trinità, l'ultima quella cristiana è Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo Gabriele disse a Giosuè: prendi delle trombe, quindi deve suonare queste note e fare 7 volte il giro del perimetro della città di Gerico. 7 note, 7 giri. 7 giri. L'ottavo giro si fermano e fanno la nota salente e cadono le mura di Gerico, tutte, in un attimo. Si disgregarono gli atomi. E la pietra non è più pietra. Con il suono, praticamente. Con il suono. Perché? Quando le sembianze dell'uomo, dell'essere vivente, dell'essere umano, mi prese e mi portò, si è espanto con me nell'universo, mi ha fatto sentire il suono delle sfere, la musica delle sfere. Ogni sfera è un elettrone, un atomo. La nostra Terra che gira attorno al Sole è un elettrone. La Luna che gira attorno alla Terra è un elettrino. Gli scienziati ancora non li chiamano elettrine. Che poi sono le elettrine di tutto il nostro sistema solare a generare in un isotopo la materia diversa dall'altra, in base in due sistemi uguali, massa e carico uguali, se ci sono elettrini in più in uno o nell'altro cambia la materia. Salvato, l'elettrino visto nel macrocosmo sarebbe come i satelliti di un pianeta, sì, quindi esatto. Il Sole, l'atomo centrale, sì. Gli elettroni che girano i pianeti, e gli elettrini sarebbero quelli che girano intorno all'elettrone, intorno al pianeta, okay. I satelliti, ad esempio le lune di Giove, perfetto. Di Saturno. Perfetto. In altri sistemi solari, che sono uguali al nostro con gli stessi elettroni, hanno più elettrine, cambia la struttura planetaria, cioè cambia il modo di materia. E questo avviene a livello microcosmico. Quindi diciamo così, a livello microcosmico. La presenza o meno di questi elettrini cambia proprio la conformazione della materia, sì, la sostanza in vera e propria. La sostanza vera e propria della materia. Quindi la frequenza delle sfere che ho detto io e che ho fatto dire ad un ragazzo, figlio di una signora che io stavo curando, Carmelina, che faceva musica satanica, io di notte sono andato mentre lui dormiva e gli ho detto: perché stai scrivendo musica satanica? Non sai il male che farai a te stesso e agli altri. Vieni, ti insegnerò qual è la musica reale, ti farò sentire la musica delle sfere, ti farò sentire le campane del silenzio. Ce l'ho portato là sopra, questo l'ha detto la madre su Facebook, ha mandato un'email e tutte l'hanno letto questo e lei l'ha detto che il figlio non voleva più ritornare quando ha ascoltato quella musica celestiale, non voleva più svegliarsi. Quando io sono sparito davanti a lui ha dovuto ritornare per forza. Così è successo a me quando mi hanno portato, quando quell'immagine del prototipo d'uomo, dell'essere vivente, cioè dell'umanità, mi ha portato su perché io piangevo e volevo andare via.
queste cose sono reali e ci sono frequenze particolari. Quando io, mia madre, se da un anno e due mesi era in uno stato vegetativo, intubata, era morta, non poteva più vivere, e io ho pregato la Irimascia, gridavo finché la mia voce non l'ho sentita più nelle mie orecchie e neanche dentro di me. Io gridavo quel suono, è diventato così sottile che è arrivato non so dove, e in quell'istante, che era mezzanotte, sono scese a Sant'Antonio Abate di Trapani, l'ospedale dove era mia madre, e l'hanno resuscitata. Gli hanno levato il tubo e gli hanno levato il blocco che aveva nello stomaco tra merda e quel baryon che dovevano fargli le radiografie, che erano diventate una massa di pietra e non poteva dare. Sì, perché con la merda così tanto era diventata cemento praticamente, cemento, nelle budella. Sì. E non potendo più né mangiare né defecare, la tenevano in sospensione di vita con liquide e attraverso flebo. Invece di farci la flebo non ci potevano fare un bel clistere, lavaggio? No, non poteva, era pietra già. Ah, non... No, ma quando gliel'hanno detto, quando è arrivata lì all'ospedale, si sono messi a ridere. Ma lasciamo perdere. Maledetto. Quindi questi suoni meravigliosi, ci sono pure quelle demoniache. Noi sappiamo che Gesù, quando parlava sulla montagna, informava la massa, parlava con una voce melodiosa. La sua voce emanava delle frequenze particolari. La gente veniva affascinata. Poi addirittura trasformò i pesci e i pani, li moltiplicò. Perché? Attraverso questo suono che gli usciva dalla bocca. Lui non aveva bisogno di strumenti, di flauti, di altre cose. Lui era lo strumento di Dio, perché c'era il Cristo dentro. E quindi poteva, con la supermente, Gesù, fare tutto quello che voleva, sia disgregare e riaggregare gli atomi, la materia. Questi sono suoni particolari. Come lo stesso, quindi poteva utilizzare tutta la gamma di frequenze che lui voleva per ottenere, esatto, i risultati che lui, sì, voleva, ambiva. Ambiva, esattamente. E purtroppo noi abbiamo pure un esempio, se io lo ricordo, ci sono tanti ricordi nella mia mente da ragazzino. Era una favola, quella del flauto del pifferaio di magico di Hamelin, quando il re di quel regno antico fu invaso dai topi e chiese aiuto a chiunque potesse liberare da questa peste la città. E nessuno ci riusciva. Gli avrebbero dato tanti soldi in moneta d'oro. Si presentò questo pifferaio e hanno pattuito quando per liberare. Quello si mise a suonare il flauto e tutti i topi gli corsero dietro. Lui se ne andava verso il mare, i topi pure dietro di lui verso il mare, finché lui forse entrò nell'acqua, non so, o stette fuori, ma i topi si buttarono tutti nell'acqua e annegarono. Ci sono dei suoni particolari che fanno sollevare i massi e te li mettono sopra la piramide di Cheope, come levitazione. Ci sono tanti altri suoni che ti fanno impazzire, ti fanno uccidere le persone. Quindi agiscono con le onde cerebrali, che lo stesso lavorano su certe frequenze. Esattamente. E basta sapere le frequenze dei neuroni di una persona, tu puoi vedere attraverso i suoi occhi, tu puoi captare attraverso i suoi pensieri tutto quello che lui sta facendo, sta dicendo, sta vedendo.
lo stanno realizzando gli americani. Cioè, per rendere più schiava l'umanità, per gestire e guidare le persone, capire chi sono, cosa vogliono, cosa fanno e cosa non fanno, e addirittura indirizzarli verso, per esempio, comprare quel prodotto, comprare quell'altro prodotto e quelle altre cose, oltre agli effetti subliminali di alcuni fotogrammi che mettono nella TV. Quindi la TV stessa, oltre a emanare immagini che comunque sono, come hai detto, effetti subliminali, c'è anche la musica, il suono, il suono, parlato. Il parlato, sì, che ti costringe. Mio fratello si trovava in America a giocare con la Giuliana di New York. Allora era ragazzo, lavorò pure lì in una sartoria americana e di giorno lavorava, quando usciva nel pomeriggio andava a fare l'allenamento e poi la domenica la giocavano. Una sera faceva caldo, caldissimo, e in TV si venne una pubblicità dove c'era la birra con tutta quell'acqua che scendeva e una musica che ti diceva bevi, bevi. Mio fratello è uscito e è andato a comprare la birra, e si è comprata la birra perché faceva caldo. Cioè, se non c'era quell'immagine e quella pubblicità non l'avrebbe comprata, perché non beveva birra. Ha costretto a uno che non beveva birra a bere la birra. L'ha fatto perché sentiva troppo caldo, altrimenti non l'avrebbe fatto, come l'altra volta non accadeva. Ora sono particolari di frequenze che in tutto il mondo si verificano. I canti gregoriani, per esempio, arrivavano a certe frequenze che facevano scendere gli angeli e si cibavano di queste note, di questa energia, di tutti i fedeli che erano lì e dei preti che vibravano la loro voce cantando in latino. I veri preti, sì, gli altri sono... È come se io dovessi cantare Granata di Claudio Villa in un palco, mi tirerebbero patate. Claudio Villa fa cadere il palco. Sono le stesse note, le stesse parole, ma dipende che le sa usare con una determinata frequenza. Quello che è accaduto a me quando è successo con la voce tonante. Accade e si manifestano determinate cose. Questo è. Quando io cantavo e pregavo le lodi di Francesco d'Assisi, di San Francesco, ho creato un'immagine della casa che volevo costruire, ma non avevo una lira. E cantavo quella canzone. In poche parole, io giravo dicendo e cantando, quindi frequenze particolari, ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà potrai costruirlo, se con fede tu saprai vivere umilmente, una pietra dopo l'altra, alto arriverai, quello che dovevo fare io. E le cose semplici sono le più belle, alla fine sono le più grandi. E cantando questo, un giorno mi sono trovato delle persone che mi hanno dato tutto senza volere soldi. Me li dai quando ce li hai. Perché? Perché a livello mentale, a livello, sì, diciamo così, astrale, avevo creato quella casa. Una volta creata si doveva realizzare. E quindi tutti ti aiutavano. È un potere nella mente e nella parola che noi abbiamo e che possiamo utilizzare per il bene e per il male. Dipende come siamo portati noi a livello interiore. Se la nostra vita circola sul male, e allora noi quello stesso potere lo possiamo utilizzare per il male. Se circola per il bene, lo utilizziamo per il bene. È come se tu hai in mano un bisturi, non è il bisturi l'assassino. Tu puoi assassinare una persona con quel bisturi, come gli puoi salvare la vita operandolo. Il bisturi è soltanto un mezzo, ma siamo noi mentalmente che decidiamo. E così è dentro di noi il potere decisionale, perché noi siamo Dio, come disse Gesù, come dicono tutti gli altri grandi maestri. Noi siamo Dio e siamo figli dell'Altissimo.
E io in questo modo mi sono curato della leucemia. Ho detto, maestro mio del cuore, Gesù, tu hai detto che io sono tuo fratello, perché siamo figli di Dio. E se tu sei figlio di Dio come lo sono io, e hai fatto 40 giorni e 40 notti di digiuno nel deserto, scusa, se lo faccio io qua a Favignana, che faccio, muoio? Tu non sei morto. Loro hanno detto che è un mese di vita. Io ne farò 40 giorni. Vediamo se riuscirò a morire entro 30 giorni. E beh, dopo 50 giorni io ho detto, ma io non dovevo morire. È vero. Non me l'ho segnato. Non l'ho scritto. Momo scrivo, diceva Troisi. Momo scrivo. Fratello, tu devi morire, gli diceva lo stronzo. E lui dice, sì, momo scrivo. E quando il medico mi ha detto che dovevo morire in un mese, gli ho detto, sì, stronzo, momo scrivo. Ho perso il foglio, l'ho dimenticato. E dopo 50 giorni io ero ancora vivo. E sono passate dal 90 ad oggi, sono passate 26 anni, ora 27. Lui è morto di cancro nel cervello, compreso suo figlio, tutte e due sono morte. Io sono ancora vivo, capisce? E questo è il problema. Le energie positive e le energie negative, o i suoni positivi o i suoni negativi, in tutto e per tutto. E poi c'è una cosa, vedi, la geometria, la matematica, tutta l'aritmetica, tutte le cose che formano i mattoni, la struttura dell'universo, qua sono bidimensionali, lì sono tridimensionali, quadridimensionali, quinta dimensione. Noi non abbiamo la capacità di comprendere i suoni, le frequenze delle altre dimensioni, perché non comprendiamo neanche quelli di questa dimensione. Se noi comprendessimo e avessimo il linguaggio primordiale, come ce l'hanno gli animali, loro comprendono. Cioè, vedi, è la cosa più aberrante che, vedendo Focus, che è bellissimo vedere gli animali, ma ci sono pure cose molto brutte, nel senso, come se non giorno gli animali, non è più l'Eden di una volta, dove gli uomini di qualsiasi nazione sulla terra non si facevano guerra, si volevano bene e si scambiavano informazioni, così gli animali non massacravano gli uomini, avevano tutto il loro ciclo e il loro, diciamo così, la loro divinità nell'anima gruppo a cui appartenevano. C'era un'armonia, poi questa armonia è stata disgregata per un grande male venuto dal di fuori. E vedi, cioè noi potevamo capire e sapere per cosa ho detto questo, nel senso che sul Focus ho visto un'anatra fare gli anatroccoli, cioè dalle uova sono uscite fuori degli anatroccoli che erano più grosse delle uova, già con le piume tutte perfette dentro le cose. Su cosa si cibavano dopo aversi mangiato quello che era, diciamo così, l'albume e cosa dell'uovo, e come una pianta, come si nutre dopo che si mangia tutto quello che c'è nel seme, mette le radici e comincia a prendere l'energia dalla terra, così noi la prendiamo dalla madre. Ma quei passerotti piccoli lì, anche gli uccelli o tutte le altre cose, questi anatroccoli appena uscite dal guscio la madre li ha portati nell'acqua e loro li seguivano. Cioè, come fa un animaletto del genere già sapere dove andare? Era informato dentro di se stesso, comprendeva il linguaggio della madre da piccolo. Noi non lo comprendiamo, noi non ci muoviamo, noi ci dobbiamo attaccare alla tetta. Neanche i capretti e le altre lo fanno, perché subito si alzano e vanno a prendere la tetta della madre e seguono il gregge,
o seguono il branco gli animali o le altre cose. Sono tutte perché? Perché ancora hanno la loro vita attaccata e connessa alla materia, a Gea, alla terra, all'energia della loro anima gruppo. Loro sanno tutto, sono informate e l'uno con l'altro si aiutano. Noi l'uno con l'altro ci ammazziamo. Neanche in casa possiamo stare insieme, perché ci deprendiamo l'uno con l'altro, fratello con sorella, sorella con fratello, compagno con madre e tutto quanto. Siamo arrivati proprio al Kaliuga totale. Ed è terribile. Vedi, si alzano i suoni e comincia la lotta fra di loro. Si abbassano i suoni e c'è serenità, tranquillità e pace, come c'era nella mia famiglia. Nessuno gridava, non c'erano toni alti, non c'era che uno diceva una cosa e quell'altro l'aggrediva gridando a voce alta e l'altro, per non farsi soccombere, doveva gridare più forte di lui e quindi i toni si alzavano e veniva la guerra o a volte si ammazzavano tra di loro. Da noi non è mai successo questo. I toni sono sempre stati bassi. Non si fumava, non si beveva alcolici, non si facevano cose antinatura. E così campavamo bene. Mia nonna 102 anni, mio zio 97 anni, mio padre 99 anni. A mia madre l'hanno assassinata all'ospedale di Trapani con una trasfusione di globuli rossi sbagliate. Cioè a me hanno tentato fin dall'infanzia. Tutta la mia famiglia è stata centenaria perché ha vissuto una vita serena e tranquilla in un ambiente consono a basse frequenze. Ecco, quel suono è importante anche nelle piccole e grandi cose. Dovremmo cominciare a meditare e a pulire dentro di noi prima di tutto, se vogliamo la connessione. E questo è quello che posso dire. Ci sono altre cose che per adesso non mi vengono in mente, non ricordo. Altre cose importanti, per esempio sulle canzoni, e ne sapevo tantissime canzoni. Addirittura ce n'è una piccola che dice questo: oggi non c'è lezione, Belè fa feste a casa sta, apre lo scatolon, i soldati in sola, ma dalla strada viene un suono di banda musicale, ci lascia di giocare, s'affaccia per guardare, sono tanti soldatini con tanti benascini, allora la resterà la pipa di papà. Soldatini di ferro che un dì se ne stettero fermi così, sotto il fuoco che infano, un po' sotto il sole che infano, nel riscaldò. Soldatini dal grande valore, che bella patria donarono il cuore. Ma i soldati che vedi tu qui sono di ferro e sono fatti così. C'è, stimolavano e istigavano i piccoli bambini coi soldati. Soldati dal grande valore che per la patria donarono il cuore. Quale patria, figli di puttana? Che cos'è la patria? Qual è la patria? Niente, sono delle linee sulla cartina geografica. Esatto. Delle semplici linee. Cos'è la patria? Sono persone che ti dicono devi difendere la patria. Quale patria? La tua? Cioè tu lotti con tuo cugino, con tuo fratello, con tuo cognato, che sono i proprietari di tutta l'Europa nelle varie nazioni, lottate, giocate a dama tra di voi, vi fottete tra di voi, noi andiamo in guerra a farci massacrare. Scusa, la chiamate pace? Siamo nati tutti sullo stesso poi pianeta. La legge, che cos'è la legge? Chi fa la legge? O i censori? Chi censurerà i censori? Io per un trattato su quarta dimensione scritto da me, chi censurerà i censori? L'arciprete Linares di Marsala mi ha minacciato di farmi cacciare via dall'ufficio postale, dall'onorevole che mi aveva fatto entrare alla posta perché ero invalido civile. E capisce? Bruciano le verità, bruciano queste cose. Voglio. E non puoi parlare.
tacere bisognava andare avanti, capisce? Muti passarono quella notte fanti, tacere bisognava andare avanti. Significa che devi andare a ammazzare, devi tacere. Stai zitto e vai lì e ammazza. E vai a morire. Ammazza e vai a morire, e vai a morire pure tu. Sì, le canzoni che hanno fatto i nostri grandi poeti di merda, oppure Verdi, l'altro sonzo, l'inno di Mameli, o Mozart e Beethoven, l'incompiuta di Beethoven, la nona di qual era, la nona incompiuta la di nona. Beethoven. Sono musiche demoniache che istigano e stimolano le persone ad ammazzarsi. Non è la musica delle sfere, non è la musica degli dèi, non è la musica di celestiale, non era la musica che usciva dalla bocca di Krishna, di Rama, di Buddha, di Gesù e di tutti gli altri grandi esseri che avevano frequenze totalmente. Non erano i canti gregoriani di una volta, li hanno tolti. Perché? È come hanno tolto l'itrolo, c'è quella pomata nera che spaccava i foruncoli e usciva tutta la merda, tutto quel marciume di dentro. L'hanno tolto dalla circolazione perché costava 4 soldi e faceva effetto. Non deve fare effetto, capisci? L'uomo deve soffrire e deve essere sempre nelle mani di questa gente. Soffrire è in schiavitù. È così per le cose, le canzoni. La canzone, ci sono 250.000, non so se sia battiato, non è battezzato, se sia qualsiasi altro. C'era quello il Frocetto, quello tutto malo combinato che è morto ultimamente, cioè che quando cantava facevano, neanche Gesù Cristo 5.000, la massima ha avuto 5.000 uomini ad ascoltarlo, 5.000 persone, loro hanno 300.000, 400.000, 500.000 persone. Che le ragazzine che si tolgono il seno e gliele buttano a sti froci, si tolgono le mutande e gliele buttano, ah! E sono tutti pazzi perché impazziscono con queste musiche. Sono musiche demoniache. I predatori lì fanno incetta di energia che è tremenda e la pane ci cadono. Quindi cercate di capire qual è la musica positiva, cioè le note positive, a qual è la musica negativa, le note negative. Poi siete liberi di scegliere quello che volete, siete Dio pure voi. Perché già lo stesso fatto che la musica porta dipendenza, a volerla riascoltare, cose, è già una cosa che bisogna, un allarme, un campanello d'allarme. Quindi, cioè, tra la musica negativa, tutta, praticamente tutta la musica moderna. Io so una cosa, non lo dimentico più perché le cose di quando ero ragazzino rimangono per tutta la vita, perché allora si sono le nostre neuroni ben assorbite. La musica d'oggi di Sanremo, io sono più di 40 anni che non vedo, 45 anni, 50 anni che non vedo più Sanremo. Perché? Forse un po' di meno, perché allora c'era Morandi, Celentano, c'era Caterina Caselli, c'era Rita Pavone e c'erano tutti gli altri più antichi ancora, Nilla Pizze, Sergio Bruni, c'erano i miti, proprio c'era Modugno, c'erano l'uomo in frac. Cioè Salvato, se tu ad esempio oggi ti vai ad ascoltare un disco in 33 giri di Domenico Modugno ad esempio, cioè quando tu lo vai ad ascoltare senti proprio delle note differenti. Cioè ti affascina solo già sentire lo scricchiolio del giradischi, più quelle note che sembrano magiche. Sì, ma perché questo? Perché quando finiva la canzone, o di Caterina Caselli, o di Nilla Pizze, o di Rita Pavone, quella del latte, che dovevo andare a comprare il latte, cosa, la mattina i ragazzini la cantavano. Cioè tutti avevano imparato quelle canzoni, basta sentirle una volta. E li cantavano. Oggi tu senti solo stridolio di musica e non senti le parole, oltre che non le capisci perché non si sa che cazzo dicono quando cantano. Non si capiscono.
come nella lirica, non si capisce che cazzo dicono questi tenori di merda. Musica demoniaca. Chi ci andava a vederle? Tutti ricchi. Chi ha fatto la Scala di Milano? Tutti ricchi. Chi potevano entrare là dentro? Quindi avevano i Satanas. Non era per il popolo. Il popolo l'ha dovuto costruire, dandogli un tozzo di pane. Ma non poteva entrare là dentro. Le chiese il popolo le ha costruite, dandogli i soldi e allora loro stesse con un tozzo di pane si facevano costruire le chiese, San Pietro e tutte le altre. Ma chi ci va là dentro? Soltanto coloro che gestiscono e comandano quella povera gente che le sottopone. E questo è il problema. Digli adesso a una chiesa di ospitare senza tetto o chi ha avuto lo sfratto. No, noi lo dobbiamo ospitare senza tetto, non loro. Loro con una grande chiesa no, non lo fanno. Ma cosa ha detto Papa Franceschello? Questo qua si chiama Franceschello perché San Francesco era un santo, aveva le stimmate, faceva miracoli. Questo stronzo di Papa non ha né stimmate né fa miracoli e si fa chiamare Francesco. Io lo chiamo Franceschello perché ha tentato diverse volte di mettere le mani in testa a uno che aveva un cancro e non è guarito, o una bambina che aveva che le carrozzelle e non è guarito. Quindi forse chissà se riuscirà a guarire il mio cielo, non lo vedo più da anni. Forse farà come quello di Del Piero, si metterà a volare se ci mette le mani. E fate il miracolo una volta, sai, Babbo faceva miracoli e diceva che erano stregone, perché i nostri papi non fanno miracoli, capisci? Non ne hanno mai fatto, solo uno fece un miracolo. Papa Leone I, che cacciò via Attila, che voleva distruggere Roma e la cristianità. Gli altri non sono spariti. Quello era il seguace di Gesù, il vero seguace di Gesù, perché aveva le capacità del potere mentale, del potere della parola e della frequenza delle mote silente. E Attila si spaventò a morte e se ne andò. Attila non si spaventava neanche dei draghi o dei mosci, perché lui era un drago e un mostro. Eppure si spaventò di un ometto piccolo piccolo. Beh, per adesso con le note l'abbiamo smessa. Lo chiudiamo qui questo spartito musicale. Sì, Mario, ciao.